cerchiamo un collaboratore commerciale per ampliare la nostra attività editoriale dedicata alla realizzazione e promozione pubblicitaria di contenuti televisivi e multimediali. Siamo alla ricerca di agenti commerciali, sia a tempo pieno che parziale, che operino nelle zone di Brescia, Valsabbia e Lumezzane. Il candidato sarà responsabile della ricerca e acquisizione di nuovi clienti, nonché della gestione delle relazioni con i clienti esistenti per garantire la massima soddisfazione e fidelizzazione. Se sei appassionato del mondo dell'editoria televisiva e multimediale, sei proattivo e determinato, e hai ottime capacità di comunicazione e negoziazione, potresti essere la persona che stiamo cercando. Se sei interessato a far parte della nostra squadra e contribuire alla crescita della nostra attività, ti invitiamo a contattarci ai seguenti numeri: 339-459-1464 oppure 348-902-3854. Saremo lieti di valutare la tua candidatura e di incontrarti per discutere delle opportunità di collaborazione. Unisciti a noi e insieme lavoreremo per portare avanti progetti ambiziosi nel mondo dell'editoria televisiva e multimediale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a nuove energie e competenze nel nostro team. Ti aspettiamo! Oggi non è il tempo né la stagione di abitare in sta terra chi non sta a ragione. Questa è la scritta che si trova su una casa nell'antica piazza di Bagolino. Da questa scritta abbiamo preso il nostro motto, il nostro nome, Abitar in sta terra, proprio con l'intento, l'idea di rendere abitabile questa terra, abitabile non oggi ma proprio anche per il futuro, riacquistando, riappropriandoci della nostra forza, dei nostri valori, delle nostre tradizioni. Ci troviamo a Bagolino all'interno del museo etnografico gestito dall'associazione culturale Abitare in sta terra. Siamo qui con Giorgio Foglio, consigliere della medesima associazione, perché ci presenti un po' le attività che ci stanno circondando in questo momento. Molto volentieri. Sappiamo bene che la tessitura nei secoli è stata un lavoro che si sviluppava per necessità. Ogni famiglia, nelle famiglie, in molte delle nostre famiglie, nelle nostre case, troviamo ancora sui solai dei telai o pezzi di telaio che testimoniano della presenza di questa attività in moltissime famiglie. Però l'attività si stava spegnendo perché chiaramente con l'avvento dell'industrializzazione perdeva significato economico. Non era più importante realizzare i capi di tessitura in forma autonoma, ma si vanno, come sappiamo, a comprare nei negozi. È così che come associazione è venuta l'idea di cercare di riportare alla modernità un'attività che una volta era fatta per necessità, oggi potrebbe essere fatta per un po' per diletto, se vogliamo, ma anche come attività di supporto all'integrazione del reddito familiare e soprattutto anche per mantenere una tradizione che è sempre stata molto presente nei nostri paesi, nelle nostre case. Nell'anno 2020 abbiamo organizzato 4 corsi di alta specializzazione con un'insegnante bergamasca, una certa signora Letizia Rossini, e coinvolgendo 9 signore che avevano la passione della tessitura. E da lì, da questo corso, è ritornata con molta forza questa attività, questa voglia di tornare a fare un lavoro antico, ma cercando di attuarlo in una veste moderna. E come possiamo vedere dai lavori che stanno realizzando le nostre signore, vengono realizzati capi di varia natura, possono essere borse, tappeti, coperte, vestiti e tante altre cose, chiaramente con un gusto e una cura molto particolare e molto attenta, realizzando così dei capi molto pregiati. Ecco, io ti volevo chiedere, siamo circondati da tanti strumenti, tanti telai di natura diversa. E quali sono i loro usi? Quali tipi di tessuto possiamo ottenere utilizzando i diversi telai che ci circondano? Diciamo che i telai si prestano a svariatissime applicazioni,
con l'utilizzo di svariatissime materie prime, che possono essere utilizzate delle lane, dei cotoni, del cashmere, della canapa. Attualmente si sta realizzando anche dei tessuti con la canapa, recuperando così anche una tradizione di coltivazione di queste piante ai fini della tessitura. Chiaramente in veste più moderna, vengono realizzate delle tende, vengono realizzati cuscini, vengono realizzate borse. Addirittura con degli esperimenti, tessiture sperimentali, si può utilizzare anche materiali anche inusuali, tipo fili di rame o pezzi di plastica, per rendere più vivo, più moderno e vivace anche queste costruzioni, questi manufatti, impreziosendoli con svariate tipologie di materiali. Ecco, io direi che magari possiamo avvicinarci a un telaio per apprezzarne il funzionamento adesso. Cosa sta realizzando, signora, adesso? Io adesso sto facendo un runner. Quindi un centro tavola? Sì, un centro tavola, sì. Ecco, e quali sono le operazioni che bisogna compiere per realizzare questo runner? Allora, devo schiacciare i pedali in un certo ordine e così mi vengono fuori diversi disegni. E adesso, per esempio, come sta procedendo? Quali pedali deve schiacciare? Adesso sto facendo la saia, perciò faccio una riga diagonale praticamente e man mano schiaccio due pedali alla volta. Può farci vedere il lavoro, come sta procedendo? Signora, cosa sta preparando, cosa sta realizzando? Sto realizzando una tela per una borsa estiva, colori misto cotone con tessuti sintetici. Il telaio che sta utilizzando è completamente diverso. Esatto, questo è un telaio base, è il telaio dove abbiamo imparato a lavorare. Ecco. Possiamo vedere come funziona questo rispetto all'altro, molto più complicato. Questo ha solo un pettine, questo è il pettine liscio, infatti questo è telaio a pettine liscio. Io non devo fare altro che inserire la navetta con il mio filato. E poi portarlo imprimendo una leggera forza e spostandolo in basso, in modo che i fili dell'ordito si scambiano e così intreccio il secondo. E questo si continua fino al raggiungimento dei centimetri che a me servono, insomma, per poi creare il mio disegno. In questo caso sono semplicemente delle strisce che poi verranno, con la maestria della sarta, verranno poi sistemate e creano comunque delle in questo caso una borsa. Ecco, abbiamo lasciato l'area dei telai, l'area che è ancora in produzione, possiamo così dire. E dove ci troviamo invece adesso, Luca? Allora, siamo sempre in una delle sedi di Abitare Sta Terra. Abitare Sta Terra è un'associazione nata nell'81, con lo scopo di non solo raccogliere materiale etnografico, ma soprattutto difendere, far conoscere, promulgare la cultura bagossa, la civiltà bagossa, perché Bagolino ha una lingua sua, tant'è vero che nel
inventario dei dialetti della provincia di Brescia l'hanno dovuto mettere a parte perché non va da nessuna, non combatte con nessun altro paese, ha una storia incredibile, ha un suo passato, perciò noi abbiamo come scopo questo. Infatti, per esempio, abbiamo restaurato un cimitero antico, che è il cimitero napoleonico, perché è in funzione già dal 1810, quando le titoli di San Cluny è del 1806. Abbiamo restaurato alcuni affreschi, abbiamo recuperato alcune cose e, come avete visto, abbiamo recuperato addirittura anche, dando una linea moderna, l'attività del telaio. Adesso siamo a quello che abbiamo ricostruito, la scuola di un tempo, appunto con i banchi antichi, eccetera. E poi abbiamo anche ricostruito il Casenella da alta montagna. Cari amici di Più Valle TV, siamo entrati in questo meraviglioso Casenel, così sapientemente ricostruito dall'Associazione Culturale Abitare in Sta Terra, di cui abbiamo appena sentito il presidente, Luca Ferremi. Siamo qui con il consigliere Giorgio Foglio, che ci ha appena illustrato l'attività che le donne nell'area telai stanno portando avanti dopo secoli di tradizione, ancora nell'oggi, nel 2024, ma siamo qui anche con il presidente dell'Associazione Culturale Vincenzo Gioberti, il dottor Alberto Garzoni, che sta insieme a voi esplorando le bellezze di questa nostra valle, di questa Valle Sabbia. Allora chiedo ai due presidenti, vedo tanti punti in comune, tanti obiettivi che le due associazioni si pongono. Uno fra tutti forse è proprio quello di tornare a far conoscere l'identità, la cultura, la civiltà, si è detto poc'anzi, la civiltà bagossa, la civiltà valsabbina, la civiltà bresciana. E allora in questo 2024 in cui siamo tornati ai telai, guardando la tradizione, abbiamo esplorato prima la produzione del bagosso, siamo stati a San Giorgio, siamo stati a San Rocco, tutti questi luoghi, che cosa dicono alle comunità del 2024? Perché è importante tornare su questi luoghi e farlo con un occhio informato? Luca Ferreni. Effettivamente, diciamo, noi siamo alla periferia e usciamo dagli anni, io penso gli anni 60-70, dove soffrivamo quasi un complesso di inferiorità. E io l'ho visto anche nell'ambito del carnevale. Cioè veniva il cittadino a registrare e si permetteva di disturbarti perché lui veniva dalla città. Oggi invece abbiamo acquisito una nostra forza, una nostra identità, una nostra storia e possiamo proporci con valori, non dico superiori, ma che superano effettivamente perché sono veri, sono vissuti, sono interiori. Alberto Garzoni. Credo che queste esperienze ci dicano il bisogno di autenticità, come ci ricordava un momento fa Luca, che emana da questi luoghi e l'importanza, l'urgenza, potremmo addirittura dire, e come ci ricordava prima Luca mostrandoci la scuola, di difendere e far conoscere la civiltà che proprio da questi luoghi si irraggia e richiede di essere conosciuta. Ecco, è una grande soddisfazione per l'Associazione Culturale Vincenzo Gioberti essere qui oggi con gli amici di Abitare in Sta Terra, che appunto cercano di promuovere la cultura e l'identità bagossa, perché l'Associazione Vincenzo Gioberti ha proprio questa ambizione, tessere una rete, per tornare alla metafora del telaio, in cui le varie espressioni di diverse identità locali, anche quando sono periferiche, escano dall'isolamento, escano dai tentativi che a volte ci sono di marginalizzarle e ritrovino il proprio protagonismo. Come dicevamo prima con Luca fuori onda, quando abbiamo visitato l'azienda agricola Pellizzari, sono queste esperienze piccole ma ricchissime che rendono grande l'Italia ed è giusto che si faccia uno sforzo condiviso per valorizzarle. Quindi tornare ad abitare ma anche a difendere la Valle Sabbia, questo è l'appello che noi facciamo a tutti voi, cari telespettatori di Più Valle TV, insieme all'invito di venire qui a Bagolino per scoprire la bellezza di questi luoghi.
Cerchiamo un collaboratore commerciale per ampliare la nostra attività editoriale dedicata alla realizzazione e promozione pubblicitaria di contenuti televisivi e multimediali. Siamo alla ricerca di agenti commerciali, sia a tempo pieno che parziale, che operino nelle zone di Brescia, Valsabbia e Lumezzane. Il candidato sarà responsabile della ricerca e acquisizione di nuovi clienti, nonché della gestione delle relazioni con i clienti esistenti per garantire la massima soddisfazione e fidelizzazione. Se sei appassionato del mondo dell'editoria televisiva e multimediale, sei proattivo e determinato, e hai ottime capacità di comunicazione e negoziazione, potresti essere la persona che stiamo cercando. Se sei interessato a far parte della nostra squadra e contribuire alla crescita della nostra attività, ti invitiamo a contattarci ai seguenti numeri: 339-459-1464 oppure 348-902-3854. Saremo lieti di valutare la tua candidatura e di incontrarti per discutere delle opportunità di collaborazione. Unisciti a noi e insieme lavoreremo per portare avanti progetti ambiziosi nel mondo dell'editoria televisiva e multimediale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a nuove energie e competenze nel nostro team. Ti aspettiamo! Sito di grande interesse storico-culturale e paesaggistico, la Rocca d'Anfo, che sorge sulla sponda occidentale del lago di Idro, su un'area oggi di 50 ettari, un antico sistema di fortificazioni militari, una storia che unisce le valli, la Val Trompia, la Valsabbia, dopo 30 anni di guerra in Lombardia, ed è stata costruita nel 1486. Storia molto lunga che attraversa i secoli e che valorizza questa posizione strategica al confine, nell'antico confine tra la Repubblica di Venezia e il Principato Vescovile di Trento. Ne parliamo con Maurizio Zenucchi, che è il presidente dell'Associazione Volontari La Polveriera e che è stato uno dei fondatori dell'Associazione dei Volontari del Gruppo Sentieri Attrezzati, protagonista, insomma, della rinascita di questo posto dal punto di vista turistico. Strategica sì, perché sinceramente ha riscontrato l'interesse di molti strateghi della storia, ma anche bella perché in pratica si affaccia sul lago d'Idro ed è gode di un panorama bellissimo. Per visitarla ci vogliono un po' di tempo, 3 ore, 3 ore e mezza, in modo tale da poter godere anche di una giornata a mare di sole, è una cosa molto bella. La Rocca d'Anfo è arroccata naturalmente sul versante che si affaccia sul lago di Idro, appunto nei pressi di un antico confine che oggi non c'è più, ma è una storia molto affascinante che parla della Repubblica di Venezia, che parla anche poi nei secoli delle guerre garibaldine, prima ancora del passaggio di Napoleone. Allora partiamo dall'inizio, da quando Francesco Martì Nengo costruì questa fortezza. Francesco Martì Nengo e la decisione della Serenissima, della Repubblica Serenissima di Venezia, è quella che conclude un periodo di contrasto che è durato 30 anni di lotte armate contro i Visconti di Milano, perché questi territori, Brescia compresa, rientravano nei possedimenti di Milano. Poi successivamente, anche con l'aiuto degli Valsabbini e dei Valtriumplini, Venezia li ha sottratti e per parecchio tempo, per 30 anni, c'è stata una disputa abbastanza feroce.
1450 a Lodi si fa la pace tra Milano e Venezia. Venezia consolida i propri confini e nel 1486 incarica Francesco Martinengo di realizzare al confine col Principato Vescovile di Trento una fortificazione che impedisca, diciamo, la discesa in pianura da parte dei tedeschi. Diciamo che quindi questa fortezza serve a consolidare i confini dopo la pace con Milano e poi bisogna aspettare il passaggio di Napoleone per vedere questa rocca ampliarsi e anche il ruolo strategico di questa rocca consolidarsi. Questa rocca costruita nel 1486 dopo circa tre secoli va in decadimento, viene superata anche per l'evoluzione delle armi di cui dispongono gli eserciti e Napoleone stesso ne farà un po' le spese perché, essendo in battaglia con l'Austria in pianura, Castiglione, Lonato o a Mantova, chiaramente si vede accerchiato dall'esercito austriaco che è sceso dalla Valle dell'Adige ma è sceso anche dalla Valle Sabbia, che arriverà fino a Brescia e farà prigioniero anche suo fratello, per cui è un pericolo estremo e sconfitto dalla capacità strategica di Napoleone, che impedisce la riunificazione dei due tronconi dell'esercito austriaco, sconfiggendo prima uno e poi l'altro. Successivamente verrà in Valle Sabbia, viene a vedere dove è passato l'esercito e ritiene che il posto dove oggi c'è la Rocca d'Anfo sia un posto strategico per impedire all'esercito austriaco, con il suo artiglieria pesante, il passaggio verso la pianura. Vengono quindi costruite, in seguito al passaggio di Napoleone, tre batterie, dei cannoni, una caserma, una palveriera e una torre in alto, quindi la storia della rocca si intreccia anche con la storia delle armi, l'evoluzione delle munizioni, qui siamo ai tempi dei cannoni, e poi arriviamo alla Prima Guerra Mondiale, quando il ruolo strategico della Rocca d'Anfo si rivela nella conquista del Trentino. Il progetto che viene approvato a Parigi nel 1798 e poi iniziato la realizzazione nel 1802 è veramente avveniristico, perché per la prima volta, invece di realizzare una costruzione che con l'apparenza incomba del terrore, si nasconde. Ancora oggi i visitatori che vengono a visitarla sono stupiti del fatto che, passando ogni giorno magari sulla strada di Fondovalle, non si riesce a percepire la grandezza di questa fortificazione, perché praticamente lui l'ha voluta quasi nascondere. L'ha costruita come un fianco di una nave, con i vari portelli da dove sbucavano i cannoni, per cui è una realizzazione che ha fatto scuola nei primi anni dell'Ottocento. Infatti si mimetizza benissimo con la montagna e quasi non la si scorge, sicuramente è difficile intuirne la storia. Oggi però questa storia viene spiegata dalle guide turistiche, dai volontari, grazie anche a questo lavoro che la comunità montana sta facendo. Prima Guerra Mondiale è un appuntamento importante per il Regio Esercito, che ristruttura in parte la Rocca d'Anfo, la adegua a dei cannoni più potenti, però si scopre quasi successivamente che l'impegno è stato vano. L'importanza c'era perché c'era una parte d'Italia da conquistare e c'erano le fabbriche d'armi da difendere in Valtrompia, che sono abbastanza vicine, per cui strategicamente qui non doveva passare l'esercito austriaco. Tant'è che il Regio Esercito costruirà anche altri due forti, il forte di Valledrana e il forte di Cimaora, per rafforzare, diciamo, la difesa, diciamo, della pianura e della città. Per cui è importante questo intervento. Nel periodo successivo, dopo la Prima Guerra Mondiale, la rocca perde importanza perché non ha più il confine nelle vicinanze. Trentino diventa italiano
e di conseguenza è all'interno dell'Italia, viene spostato molto più in là. Il confine era una cosa millenaria, perché di là si parlava tedesco, di qui si parlava italiano, però la rocca si evolve e diventa un deposito di munizioni. Un deposito di munizioni che l'esercito americano consiglierà all'esercito italiano di spostare, perché essendosi sviluppata l'aviazione si possono interrompere i ponti sul fiume Chiese e dalla pianura può essere difficoltoso venire ad approvvigionarsi nel magazzino, un deposito più grande d'Italia, che era la Rocca d'Anfa. Quindi è venuta meno la funzione di difendere dei confini e poi cessate le guerre, si arriva al 2005 quando un gruppo di volontari decide di valorizzare questo sito di interesse ormai abbandonato. Sono i volontari del gruppo Sentieri Attrezzati, e perché prima cosa bisognava rendere la rocca accessibile. Sì, noi del gruppo Sentieri nel 2000 ci occupavamo, anche prima dal 95, ci occupavamo della sentieristica attorno al lago d'Idro, abbiamo sempre fatto manutenzione sulla sentieristica. Però vedendo dalle sommità del lago, guardavamo sempre la rocca, questo osservatorio, e abbiamo maturato l'idea che sarebbe stato opportuno farla vedere, conoscere, e abbiamo forzato un po' la mano e cercato gli appoggi necessari per poter entrare, per fare un percorso di visita. Però il destino vuole che una piccola frana nell'interno della rocca blocchi e il demanio, che allora era proprietario, chiuda dal 2011 al 2014 la Rocca d'Anfa. Siamo dunque negli uffici della Comunità Montana della Valsabbia, che gestisce questo bene e che ha dei progetti importanti da un punto di vista conservativo, naturalmente per mantenere questo bene nel tempo e poi anche per renderlo più fruibile al pubblico e per valorizzarlo dal punto di vista turistico. Sì, Comunità Montana, tramite una convenzione con Regione Lombardia, gestisce questo bene attraverso poi una sua società, che è Valsabbia Solidale, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità, valorizzarne il patrimonio, quindi con tanti interventi anche strutturali. Ne avremo anche nel 2024 almeno tre, che sono l'osservatorio, un intervento importante dalla parte finale della Rocca d'Anfa, quindi il rifacimento del tetto, il rifacimento dell'interno, l'attraversamento della strada provinciale tramite un ponte e un altro intervento sulla casella Zanardelli. Quindi tanti interventi negli anni che hanno migliorato la fruibilità, l'utilizzo del patrimonio. Rocca d'Anfa è per noi il volano, un po' il fiore all'occhiello di questo territorio, sempre più portato a un'attenzione al turismo, quindi il lago d'Idro, Bagolino, le Pertiche, Capovalle, tante realtà di questo territorio che hanno sul turismo tanti investimenti e una volontà di dare lavoro, dare risposte alle esigenze dei nostri cittadini, che vedono nel turismo una in prospettiva futura. Rocca d'Anfa meriterebbe un posto di rilievo anche nel patrimonio italiano, magari quello anche riconosciuto a livello internazionale, per esempio dall'UNESCO. Sì, stiamo provando, vi dico la verità, stiamo provando con un progetto che coinvolge altre realtà, quindi la Germania, la Polonia, con altri sistemi museali o comunque con altre rocche simili alla nostra, ad inserirci in questo percorso di valorizzazione anche tramite il patrimonio dell'UNESCO. Non è semplicissimo, però la volontà di valorizzare Rocca d'Anfa c'è sempre di più. Abbiamo capito che può essere un volano per il turismo e per il nostro territorio, quindi vale la pena provare a seguire anche questo tipo di strade
immaginando uno sviluppo sempre maggiore di iniziative dove il pubblico fa la sua parte, Rocca d'Anfo, piste ciclabili, InfoPoint, e dove i privati però investono sui campeggi, sulla ricettività, sulle strutture, quindi sui servizi, quindi bar, ristoranti, eccetera, eccetera, perché credo che la Valle possa trarne dei giovamenti se l'abbinata pubblico-privata riesce a lavorare assieme, riesce ad avere gli stessi obiettivi. Mi pare che i presupposti siano interessanti, qualcosa in questi anni si è mosso, ci sono delle potenzialità importanti da sfruttare e stiamo cercando di andare in quella direzione. Quindi cosa possiamo dire ai telespettatori che hanno scoperto la Rocca d'Anfo in questa trasmissione e che stanno pensando di andare a visitare questo sito? Certamente vi aspettiamo, il nostro periodo di apertura inizierà dopo Pasqua e le possibilità di visita sono diverse a seconda anche alle vostre passioni, alle vostre capacità, comunque anche a livello di trekking. In primo luogo c'è un percorso napoleonico che offre una visita completa della Rocca d'Anfo e dura circa 4 ore. In alternativa, forse più adatto anche per bambini e famiglie, c'è il percorso Serenissima. Questo tour dura invece circa 2 ore e mezza, vi permette però di visitare solo la parte bassa della Rocca d'Anfo. E novità dell'anno scorso, da agosto 2023 è possibile visitare la Rocca d'Anfo anche in autonomia tramite un percorso breve che vi porterà dalla caserma Zanardelli fino alla batteria Tirolo. Il sito, quindi, che è del Demanio, viene poi gestito dalla Regione Lombardia, preso in carico dalla Regione grazie ad una convenzione con la comunità montana, poi affidato appunto alle associazioni del territorio e ai volontari che in questo modo possono valorizzarlo dal punto di vista turistico e culturale. 7.000 visitatori nell'estate del 2023 testimoniano un grande interesse nei confronti di questo sito e quindi ha un grande futuro. 7.000 sono una quota abbastanza importante, non è ancora sufficiente per tutti i costi che servono per la ristrutturazione della fortezza, però diciamo rispetto a 10-15 anni fa qualcosa si è fatto. Sicuramente un sito che merita riconoscimenti, chissà, magari un giorno anche quello di beni dell'UNESCO. Gli obiettivi, la strada da fare insomma è ancora lunga, gli obiettivi sono tanti, la volontà di valorizzare questo sito da parte del territorio, degli enti c'è, una bella camminata immersi nella natura e soprattutto immersi nel passato alla Rocca d'Anfo sul lago d'Itro.
cerchiamo un collaboratore commerciale per ampliare la nostra attività editoriale dedicata alla realizzazione e promozione pubblicitaria di contenuti televisivi e multimediali. Siamo alla ricerca di agenti commerciali, sia a tempo pieno che parziale, che operino nelle zone di Brescia, Valsabbia e Lumezzane. Il candidato sarà responsabile della ricerca e acquisizione di nuovi clienti, nonché della gestione delle relazioni con i clienti esistenti per garantire la massima soddisfazione e fidelizzazione. Se sei appassionato del mondo dell'editoria televisiva e multimediale, sei proattivo e determinato, e hai ottime capacità di comunicazione e negoziazione, potresti essere la persona che stiamo cercando. Se sei interessato a far parte della nostra squadra e contribuire alla crescita della nostra attività, ti invitiamo a contattarci ai seguenti numeri: 339-459-1464 oppure 348-902-3854. Saremo lieti di valutare la tua candidatura e di incontrarti per discutere delle opportunità di collaborazione. Unisciti a noi e insieme lavoreremo per portare avanti progetti ambiziosi nel mondo dell'editoria televisiva e multimediale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a nuove energie e competenze nel nostro team. Ti aspettiamo! Siamo all'azienda agricola Pellizzari, nel territorio del comune di Bagolino. Sono con la signora Nadia. Ecco, Nadia, ci racconti come si svolge la vostra attività qui all'azienda agricola? Allora, noi abbiamo un'azienda agricola, io e la mia famiglia, dove alleviamo vacche e produciamo il tipico formaggio bagos. E poi facciamo anche il burro artigianale di Bagolino. Ho capito, quindi diciamo agricoltura legata alle tradizioni proprio di questo luogo. Come si svolge il lavoro nella vostra azienda agricola? C'è un ritmo stagionale? La vostra produzione, la vostra attività è uguale tutto l'anno? Sì, noi tutto l'anno facciamo il formaggio e durante l'estate ci spostiamo in alpeggio con tutti gli animali e produciamo il formaggio di malga, il bagos estivo, ecco. Ecco, per i nostri telespettatori, ci spieghi qual è la differenza tra il bagos normale, diciamo, e quello estivo? Allora, che secondo me quello fatto col fieno è forse leggermente meno saporito, mentre quello fatto in estate, quando le mucche mangiano l'erba, è un po' più saporito di gusto, ecco. E anche il colore è anche più giallo, essendo che mangiano l'erba, ci sono tanti fiori, e anche il latte è diverso, ecco. Capisco. Come sono i vostri rapporti con il paese di Bagolino e, diciamo, tutta la zona della Valsabbia? Il vostro commercio è principalmente rivolto alle comunità locali? Commerciate anche con fuori, con oltre la valle? Allora, diciamo che la mia azienda, io lavoro più che altro con le persone, cioè private, do poco al commerciante, perché il mio giro è così, ecco, lavoro tanto con le persone di Bagolino, il prodotto che faccio lo vendo tanto in paese. Ecco, dopo noi non è che produciamo tantissime forme, quando hai fatto una forma al giorno con i miei animali, la produzione è quella, ecco, e lo vendo quasi tutto in paese, si può dire. Da quanto tempo siete attivi con la vostra azienda? Io sono 24 anni che sono qua e mio marito faceva questo lavoro ancora prima di conoscerci. Ecco, poi ci siamo sposati e anche a me ho deciso di fare questa vita assieme a lui e tuttora anche nostra figlia lavora qua in azienda con noi.
anche lei ho preso questa passione e andiamo avanti tutti e tre a fare questo lavoro. Ecco, in questo modo i nostri telespettatori ricevono un'immagine di un'azienda che è molto interattiva con il proprio territorio, diremmo a chilometro zero, che è attiva da molto tempo, la cui produzione, i cui sforzi attraversano le generazioni, e ci dà un'immagine molto concreta e molto interessante del rapporto tra l'abitare la Valsabbia e l'essere produttivi, che, come abbiamo scoperto nel corso di queste nostre puntate, è una delle caratteristiche fondamentali dell'abitare appunto la nostra bella valle. Eccoci, ci siamo spostati all'interno dell'azienda agricola Pellizzari, siamo ancora con la signora Nadia, che adesso ci mostrerà diciamo un po' la fase di preparazione del bagos, le varie tappe, e andremo un po' anche a vedere nei particolari. Prima di fare questo però chiacchieravamo fuori onda e le volevo chiedere, signora Nadia, ci può dire qualcosa per i nostri telespettatori che magari sono un po' meno abituati a frequentare questa zona, di che cos'è il bagos e come si fa a fare il formaggio bagos? Allora, praticamente il bagos viene fatto con il latte che abbia almeno riposato 24 ore, cioè il latte del giorno prima che viene munto la mattina e anche la sera, viene scremato, viene tolta la panna che viene usata per fare il burro, e con il latte noi facciamo il formaggio bagos. Una volta tolta la panna, il latte viene messo in un pentolone dove viene scaldato ad una temperatura di 39-40 gradi. Dopodiché viene tolto dal fuoco, viene aggiunto il caglio, poi viene lasciato riposare per mezz'ora, 40 minuti, fino a quando viene pronta la cagliata. Viene tagliata in piccoli pezzi con una spada, che è un attrezzo opposta, in piccoli quadrati. Ecco. Dopodiché viene lasciato di nuovo riposare una decina di minuti. Quando la cagliata si copre dal siero, viene mescolata con una bacinella di legno, viene proprio la cagliata rotta in piccoli pezzi. Anche lì viene di nuovo lasciata riposare per una decina di minuti. E poi di nuovo bisogna mescolarla un paio di volte fino a quando la cagliata diventa piuttosto dura, che velocemente si deposita sul fondo del pentolone. Da lì prendiamo un attrezzo e viene spezzettata in piccoli pezzi, tipo il riso, e poi viene messa a fuoco ad una cottura, sempre mescolando, e deve raggiungere una temperatura di almeno 50 gradi. Però bisogna vedere anche lì il clima che c'è fuori, perché magari in estate che fa caldo il latte è un po' più acido, quindi magari bisogna toglierlo anche prima dal fuoco, altrimenti rischi di rovinare la forma. Ecco, invece d'inverno viene cotto ad una temperatura di 50-51 gradi. Dopodiché si toglie dal fuoco, si lascia riposare per un quarto d'ora, 20 minuti. Io di solito guardo com'è il formaggio per sentirmi più sicura. Se vedo che posso lasciarlo ancora un po' nel pentolone, intanto lui si lavora. E ecco, lo lascio anche mezz'ora, anche 40 minuti. E dopodiché estraggo il formaggio dal pentolone con una bacinella di legno, lo metto su uno spessore, e si può dire che da lì il formaggio è fatto. Ecco, poi va messo in fasciera e il bagos è pronto per la stagionatura. Ecco. Quanto dura di solito la stagionatura? Allora, il formaggio l'ideale sarebbe un anno, di lasciarlo stagionare almeno un anno. Però si può lasciare anche 2 anni, 3 anni. C'è ad esempio un'azienda che lo stagiona fino a 10 anni. Ecco, noi no, non l'abbiamo mai fatto, anche perché io ho sempre voglia di,
di tagliare la forma e di venderla, ecco, anche perché è una curiosità vedere come è il risultato, come è stato fatto. Ecco, di solito noi inizio sull'anno a tagliare la forma. Beh, comunque questo deve richiedere anche una certa memoria del processo produttivo, perché il prodotto finito arriva ad almeno un anno di distanza da quando si sono svolte le operazioni che ci ha descritto prima. Esatto. Quindi anche, diciamo, questa curiosità si protrae un po' nel tempo. Infatti anche durante la stagionatura, perché viene salato dai 35 ai 40 giorni. Ecco, in base a quanto pesa una forma. Ecco, io parlo di una forma di 23 kg, la salo due volte la settimana a secco e la salo per 35 giorni. E dopodiché inizio a farlo stagionare mettendo l'olio di lino ogni settimana, una volta per parte, ecco, sempre così. A quale punto della stagionatura o del processo produttivo interviene lo zafferano, che dà al bagosso il suo colore specifico, un giallo intenso? Allora, lo zafferano viene messo durante la lavorazione. Prima della seconda cottura, ecco, bisogna aggiungere lo zafferano. Ecco, diciamo, prima di metterlo a fuoco viene aggiunto lo zafferano, che dà questo colore giallo alla pasta del formaggio. Quindi il formaggio va in stagionatura con lo zafferano giallo. Esatto. Quindi il resto, poi la fase di stagionatura prevede solo l'olio, salatura e olio. Siamo ancora nell'azienda agricola Pellizzari di Bagolino, siamo in uno spazio che si chiama Reolt, cioè il luogo in cui le forme di bagosso, come potete vedere, vengono messe a stagionatura. Con me non c'è più la signora Nadia, che ci ha accompagnati fino a poco fa, ma c'è Luca Ferremi, che ci racconta un aneddoto particolare legato alle relazioni tra Bagolino e la Serenissima Repubblica di Venezia proprio tramite il formaggio bagosso. Sì, effettivamente una delle prove, diciamo, di questa alleanza, di questa unione tra Bagolino e la Repubblica di Venezia, e il fatto anche della presenza dello zafferano. Lo zafferano è una, diciamo, una spezia molto ricercata e molto costosa, ancora oggi è pregiata. E si racconta che, cioè, il formaggio di Bagolino non aveva grosse differenze rispetto agli altri formaggi. Viene aggiunto lo zafferano. Perché viene aggiunto lo zafferano? Per dare un colore giallo maggiore, dovuto all'erba, dovuto ai fiori, cioè, ma lo zafferano ovviamente esalta di più il colore. Questo perché i dogi veneziani ambivano stupire i loro invitati, ambasciatori, re, eccetera. Perciò il formaggio bagosso, noi pensiamo nel 400-500, su una tavola illuminata solo da candele, dava l'effetto di essere un formaggio d'oro, colore giallo, perciò era ricercato e probabilmente già a quei tempi era abbastanza pagato, anche perché la presenza dello zafferano lo rendeva particolarmente prezioso. Prezioso. Ecco, questo aneddoto di tipo storico che Luca ci riferisce ci conferma una volta di più che la cultura materiale e la capacità produttiva degli abitanti della Valsabbia diventano veicolo di significati sociali, politici e costruiscono l'identità della valle e dunque dei valligiani come aperti agli scambi, alle relazioni anche internazionali, possiamo dire. Il bagosso in un certo senso diventa uno strumento anche di diplomazia. Ecco, con questo si conclude la nostra visita all'azienda agricola Pellizzari. Ringraziamo una volta di più Luca e ringraziamo la signora Nadia che ci ha accompagnati in questo giro e continuiamo la nostra scoperta della bella Valsabbia.